Che tempi abbiamo, Presidente? Ma io sono qui. Ci siamo? Allora, se volete, noi possiamo incominciare, va bene? Siamo in realtà già in onda. Allora, oggi è il 20 maggio, per noi è un giorno importantissimo per il Comune di Potenza, perché abbiamo in questa giornata deciso di aprire la stagione delle mostre del Comune di Potenza, una volontà ben specificata all'interno del Piano Triennale della Cultura. La mostra di oggi, come ormai già sapete, se non tutti in tanti, si chiama Fantasmagoria. È una mostra che nasce da una volontà precisa dell'intera amministrazione comunale e anche da un atto di giunta, perché abbiamo deliberato nei giorni scorsi un protocollo d'intesa pluriennale con la Cineteca Lucana, perché rimaniamo fedelissimi ad un'idea che la centralità della proposta qualitativa della città di Potenza debba nascere innanzitutto esaltando le ricchezze del nostro territorio, anche quando queste ricchezze sono private, perché la Cineteca Lucana è una collezione privata che fa capo alla famiglia Martino e si trova in Oppido Lucano e che negli anni ha collezionato un ingente patrimonio così vasto e così prezioso che siete i primi in Europa e nel mondo. A tal fine io ringrazio tantissimo la collaborazione della Cineteca Lucana, il dottor Gaetano Martino, il suo degno erede, il figlio Henry Martino. Un'altra considerazione, tutto ciò è importante per noi come comune capoluogo, perché ogni attività che qualitativamente vede l'attenzione anche così consistente dei giornalisti nasce ed è possibile con un rapporto costante con le associazioni. Questa organizzazione, questa mostra nasce dalla volontà del Comune di Potenza, ma con un'organizzazione nel dettaglio dell'associazione Making Off. Ringrazio il presidente che è seduto, Dario Toma, per aver curato in ogni dettaglio tutto l'allestimento della mostra. Curatore della mostra, un nome importante, artistico, che onora la città di Potenza, mister Silvio Giordano, che prenderà la parola subito dopo di me. Io non prenderò altri minuti, perché ci sono voci potenti che devono essere ascoltate per questa mostra. A tal fine ringrazio tantissimo la presenza del presidente della Film Commission, il dottor Roberto Stabile, a cui affidiamo le conclusioni di questa conferenza stampa, che ha un ruolo nevralgico, centrale per la cultura della nostra regione, non solo cinematografica, ma che ha speso una vita professionale nel cinema e conosce la Cineteca Lucana in ogni dettaglio. Quindi al dottor Stabile le conclusioni, e ringraziando ancora una volta l'attenzione che viene posta non solo dal mondo giornalistico ma dalle associazioni, dagli artisti della città, che dimostrano di avere fiducia in questa amministrazione e che sono i veri protagonisti, e a loro vanno i successi di quello che stiamo cercando di generare dal Piano Triennale della Cultura. Sottolineato questo aspetto che per me è fondamentale, io non rubo altri minuti e lascio la parola al curatore della mostra, Silvio Giordano. Grazie ancora. Stefania ha una voce, devo competere con questa voce. Allora, perché una mostra diciamo a Potenza sulle lanterne magiche, sul precinema e il cinema? Per una serie di motivi. Il primo, sicuro, perché questa città, come le grandi città, ha bisogno di bellezza. Quindi non esistono per me, diciamo, città di serie A o città di serie B. Potenza è un capoluogo ed è giusto che riscopra proprio la sua vocazione d'arte. Per quale motivo? Perché Potenza è una città che ha una sorta di comparto creativo, soprattutto da parte dei più giovani, che è legato ad una parola che forse non mi piacerà, ma sono le subculture o le controculture. Ok? Quindi la street art, il fumetto, non tanto il cinema più la video art. Ok? Quindi tutti questi linguaggi, alla fine, se ci pensate, vanno a coincidere esattamente con tutti gli oggetti e le macchine che sono qui in mostra. Perché gli occhiali stereoscopici che andrete a vedere, che sono eccezionali, sono queste fotografie in 3D, sono l'origine del VR.
Quindi tutti noi siamo abituati a fruire di queste, tutti ora parlano di cinema in VR, ok? Però è bellissimo se noi risaliamo all'origine di questo. Le immagini stereoscopiche lo sono. Anche le animazioni, io vengo dal disegno, sì, sono un visual artist, ma vengo dal disegno, perché il disegno è, diciamo, la parte più economica per creare una storia. E anche in questo caso, nei vetrini che vedrete, che si usano nelle lanterne magiche, sono dei disegni. Quindi c'è anche l'animazione. E poi semplicemente, vado a chiudere, io sono, diciamo, proprio un fan della Cineteca, perché tutte le volte che, ovviamente, sono andato da Henry, ci sono dei materiali incredibili. Mi ha fatto vedere le fotografie del set di Apocalypse Now, io ero in ginocchio, perché è paradossale, abbiamo le fotografie del set di Apocalypse Now e potremmo creare un ponte con la famiglia Coppola che non è mai stata creata. Perché non farlo? Possiamo farlo. Poi ci sono delle pellicole di cui io sono ancora più appassionato, Henry lo sa, sono un fan di Ruggero Deodato per una serie di film, e quando sono andato alla Cineteca ho visto la pizza originale di Cannibal Holocaust, l'ha aperta e dentro c'era anche un foglio, diciamo, un documento, diceva che era una pellicola che non poteva girare, era stata censurata, per me è un pezzo da 90. Ruggero Deodato è di potenza, quindi si potrebbe creare anche un ponte con lui. Voglio dire, Fantasmagoria è il titolo di una mostra che prende dagli spettacoli delle lanterne magiche, ma fantasmagoria significa anche strabiliante, meraviglioso. Strabiliante, meraviglioso è tutto il materiale, il patrimonio che è nella Cineteca. Quindi noi non dobbiamo fare altro, secondo me, che attingere, se ci sarà sempre più possibilità, da questo serbatoio di immagini incredibili, ridargli nuova vita per un motivo, perché lì troviamo tutti i linguaggi pop possibili. Sono oggetti antichi, ma sono modernissimi. E quindi per me questa è una vera mostra d'arte contemporanea. Grazie a tutti. Io ora volevo... Lascio la parola al presidente della Cineteca, Gaetano Martino. Prego. Allora, volevo semplicemente fare una precisazione per ciò che riguarda il materiale che noi, diciamo, teniamo in Cineteca. Non è tutto di collezionisti e non siamo noi, diciamo, la figura dei collezionisti. Molto materiale è dello Stato. Ricordo a tutti che noi abbiamo quasi 250 tonnellate di materiale del Ministero. C'è il materiale Anica, che chiaramente è un po' il fiore all'occhiello, perché lì c'è la documentazione molto importante delle produzioni che ci sono state. Tu trovi tutto Pasolini attraverso la Arcofilm di Bini, quindi se cerchi Pasolini non trovi niente, però se cerchi i produttori che hanno gestito, trovi di tutto, le lettere, i documenti, cioè quello è il vero diciamo, nucleo molto importante della Cineteca. Poi ci sono pure chiaramente le macchine, sia del precinema, sia centinaia di apparecchi utilizzati dagli anni, negli anni 40, 50, 60, il CinemaScope, come funzionava. La macchina che ha usato Dino De Laurentiis e Carlo Ponti per il film Guerra e Pace degli anni 50, che portarono questa Vista Vision, una macchina stupenda, grossa, molto, molto imponente, che non si riesce a spostare per quanto pesa, ed è la macchina che loro hanno utilizzato per questo film molto importante. Dopodiché il Vista Vision è finito, però noi conserviamo la macchina che ancora con la scritta Vista Vision, Ponti De Laurentiis, per il film Guerra e Pace. Che altro dire, insomma, è importante questa mostra fatta oggi qua a Potenza, che potrebbe essere l'inizio di tutta una serie di fatti per far conoscere fino in fondo quello che noi qua conserviamo, circa 50 fondi. L'ultimo è quello di Silvano Agosti, il quale già 15 anni fa circa, già ci aveva dato il suo archivio importante di tutti i suoi documentari e di tutti i suoi film, compreso i filmati in pellicola delle lotte sindacali e delle lotte studentesche. Infatti lui ha iniziato con adesso con la sua disavventura, che si sta mettendo per il meglio, perché si riesce, diciamo, a far ritornare Silvano al suo
vecchio lavoro di presentazione di film. Tutto il suo materiale è qua e noi stiamo ricostruendo in una zona del capannone l'ingresso del cinema Azzurro Scipioni, con le scritte, con gli oggetti, il lampadario che c'era, il bancone azzurro con i biglietti che lui dava, con la scatola di legno con scritto Sala Lumière e Sala Chaplin, perché lui aveva ricavato due sale. E poi la cosa molto importante di Silvano Gossi, perché sono entusiasta, perché è l'ultima cosa, l'ultima acquisizione, è che nell'azzurro, in questo cinema, c'erano 10-11 porte bianche che erano le uscite di sicurezza, dove per 40 anni, Ettore Scola, lo stesso Morricone, che era frequentatore, Fellini, che va una sera a vedere il film, lasciano una piccola firma. Quindi ci sono migliaia di firme che sono già a questi pannelli sono già a Oppido, e appena costruiremo la zona, l'Azzurro Scipioni, metteremo queste porte per farle conoscere a tutti. L'insegna del film, e quindi questa è un po' la nostra opera, è quella di appunto non far buttare nulla, conservare, perché col tempo le cose hanno la loro importanza, vengono da tutto il mondo, anche dalla Germania, per esempio, e poi chiudo, per ciò che riguarda la UFA, che bombardata dagli inglesi e dagli americani, non si è salvato niente. È venuta una delegazione della UFA con un vecchio di oltre 90 anni, il quale si è seduto e ha pianto perché ha trovato tutto quello che era nell'archivio Bottai, che poi è stato portato qua. Quindi la UFA, che produceva documentari, film, macchine, alla fine si è ritrovato con delle cose che lì non ci sono più, che invece possono ritrovare qua. Così pure la Bocconi da noi, tramite l'Anica, per esempio, materiale che dicevo prima, preziosissimo, la Bocconi è di casa qui, come pure tutte le università del nord. Purtroppo sul territorio non abbiamo avuto una grande, non c'è stata una ricerca non ci hanno frequentato per ciò che riguarda la ricerca di cose da tesi di laurea, per esempio. Sono state fatte da noi circa una ventina e conserviamo il testo delle tesi sui vari autori. Quindi spero che io sono sicuro che qualcosa cambierà, perché con Roberto Stabile, che c'è una lunga amicizia, e con tutte le persone che conosciamo assieme, se non altro ci è di conforto per poter continuare e non farci prendere dall'angoscia, dalla inettitudine delle istituzioni che non si sono comportate a dovere in passato. Stop. Buongiorno e grazie a tutti. Io non mi dilungherò sull'importanza del valore di una cineteca, del patrimonio artistico, non farò i complimenti di rito al comune, all'assessore, a Gaetano e tutta la sua famiglia che hanno mantenuto queste cose, agli allestitori, perché sono cose ovvie, sono sotto gli occhi di tutti. Quello che vi voglio dire è testimoniare che noi dobbiamo veramente valorizzare questi patrimoni. Oggi noi qui possiamo vedere la storia del cinema dall'immagine proiettata fino all'immagine animata, al sonoro, cioè c'è tutta la procedura che ha portato l'ingegno umano a creare questa grandissima, enorme magia. E dobbiamo anche ricordare che al centro di tutte le più grandi, importanti ricerche, conquiste tecnologiche, c'è sempre l'essere umano. È l'uomo che è al centro di tutto, col suo cervello, col suo ingegno e con la sua anima. La Film Commission ha il compito di promuovere il territorio, le industrie del territorio. Ma noi stiamo per dare anche una svolta e cambiare completamente l'approccio politico della Film Commission. Lanceremo proprio domani una call. Vogliamo raccogliere tutte le istanze degli operatori del territorio lucano per valorizzare al meglio lo stesso territorio. Come giustamente diceva Gaetano Martino, in passato c'è stato un po' uno scollamento tra le istituzioni e gli operatori.
Noi vogliamo raccogliere le istanze di tutti gli operatori, mettere il capitale umano al centro dell'iniziativa che lanceremo e fare in modo che quando dal 7 al 10 luglio terremo gli stati generali, che non si chiameranno stati generali perché è un termine desueto che porta anche male, ma sarà l'Audiovisual Producer Summit, vogliamo arrivare a fare anche il summit dell'audiovisivo lucano. Quindi lanceremo una call con dei tavoli tematici, in questi mesi lavoreremo tanto, raccoglieremo le istanze degli uomini e delle donne che formano le aziende che operano sul territorio e ci presenteremo il 7 di luglio con una proposta da portare a tutte le istituzioni, da quelle nazionali, regionali, provinciali, comunali, e la Fincommission si porrà come collante, come amplificatore, coalizzatore, catalizzatore delle istanze del territorio e faremo in modo che i soci, membri del nostro consiglio di amministrazione ci aiutino a risolvere queste istanze, questi problemi e speriamo che nei 4 anni di mandato, ormai 3 e mezzo ne rimangono, possiamo davvero lasciare il segno e cambiare il modo di promuovere il territorio. Noi attireremo produzioni importanti dall'estero, valorizzeremo tutti gli operatori locali, ma vogliamo assolutamente fare in modo che gli operatori, gli esseri umani, si sentano a casa alla Fincommission e vedano come un valorizzatore del loro ingegno e del loro operato. E la mostra di oggi, ripeto, conferma quanto il cervello e l'essere umano sia importante per tutti i processi tecnologici e culturali. Non vi annoio più, vi ringrazio e adesso andiamo a goderci la mostra. Una foto tutti insieme. Grazie a tutti. Procediamo con le foto allora. Grazie.